Dove mi trovo? Chi sono? Cosa sono? Come sono finito qui? Umani, scappare! Umani. Sono un essere umano? Non preoccuparti! Questa voce mi è familiare. Andrà tutto bene. Un momento, questa ragazza non so chi sia, eppure è come se qualcosa mi legasse a lei. Antenati, ammiratemi! Sono qui, mostri schifosi! Oh no, è in pericolo! Devo salvarla! Devo correre in suo aiuto! Un momento, ma questo luogo... No, non posso perdere tempo! Goblin, si chiamavano così? Sparite dalla mia vista! Direi che è proprio una bella giornata. Vuoi davvero parlare con me? Mi andrebbe di chiacchierare, ma sembra che tu abbia già da fare. Cosa sto facendo? Devo darmi una mossa, quella ragazzina è in pericolo. Attenzione! Un momento, che mal di testa. Ricordo qualcosa. Qualcuno che attaccava quella ragazzina. Quei tre li ho già visti da qualche parte. Non vi permetterò di fargli del male. Sei qui! Pensavo che non ce l'avresti fatta! Chi è questa ragazzina? Perché mi sento in debito con lei? Le ho appena salvato la vita! Dovremmo essere pari, no? Questa spada... Mi ricordo... Inizio a ricordare! Finalmente sei qui! Salve! Io sono Lily. Ero la regina di Canterbury 500 anni fa. Lily? Questo nome non mi è nuovo. Che l'abbia già incontrata. Quindi questa è l'arma suprema. Posso tenerla? Come fa a maneggiarla così? È così leggera. Leggera? Come può essere leggera? È stata proprio una fortuna. Io l'ho trovata parecchio pesante. È vero, abbiamo avuto molta fortuna. Ah, questa donna non è chi dice di essere. Avverto... qualcosa di strano in lei. Maledizione, come hai osato colpirla? Mi hai aiutato moltissimo. Vai via, vai a morire da un'altra parte. Non è umana, lo avverto chiaramente. Non avrò pietà per te. A cosa? Una barriera! Basta tormentare il mio cavaliere! Come fai ad essere ancora... Basta una piccola distrazione! Contro di me! Questo non era... Cosa succede? Tu! Quei volti chi erano? Sento che qualcosa non va, ho come un ricordo di pozioni... e di un'invasione. Non è possibile, ma sono invasori! Questi esseri non sono poi così forti. Sento che posso distruggerli senza fatica. Cosa? Vuoi che trovi delle pozioni? Va bene! E voi? Sparite! Un momento, come faccio ad avere questo ricordo? Io non dovrei trovarmi in questo luogo. Come fa ad essere ancora viva? Sembra che conosca benissimo questa locanda. Che sia la sua? Altri ricordi? Devo darmi una mossa! La locanda sta per prendere il volo! Perché ho questi ricordi? Non ho tempo da perdere con voi!
trovato! Sfodera la spada! Non la trovo! Dove sta? Dove è finita? Ehi, un momento! Come fa ad averla lei? Questa spada sembra proprio una chiave! Come fai a sapere tutto questo? Il mio unico scopo è sradicare gli invasori! Ho fatto le mie ricerche! Comunque, tanto vale che stiamo insieme, dato che siamo qui! Non voglio avere nulla a che fare con lei! Buongiorno! Pronti per la vostra nuova compagna? No, e non mi piaci! Non importa quante volte provi, fattene una ragione! Ok, se non posso fare altrimenti... Questo luogo... mi ricordo di un avversario davvero forte... che sia lui... Eppure non avverto una grossa minaccia. La sua forza non è minimamente paragonabile alla mia. Troppo debole. Ecco l'avversario che cercavo. Sei stata tu a sconfiggere tutti questi mostri? Anche lei non sembra affatto umana. Non capisco però da dove provengano questi ricordi. Beh, finalmente un avversario degno! Questo luogo... so esattamente cosa fare. Mi ricordo perfettamente di lei. Devo salvare questi due demoni. Non so come sia possibile tutto ciò, ma so come batterla. In un modo o nell'altro, sembra abbia funzionato. Un passaporto nel deserto? Che mal di testa, anche qui ho uno strano ricordo. Non devo assolutamente consegnare questo passaporto ai legittimi proprietari. O moriranno. Avevo ragione. Era una trappola. Sparite! Ehi, un momento, quel tipo... ricordo una cosa davvero divertente. Ti piace fare surf? Ecco cos'era che mi divertiva, il surf nel deserto. Assolutamente sì! Cavalcare le onde di sabbia è rilassantissimo. Inoltre qui posso andare al largo, non ci lascerò mai lo zampino. In questo monte mi allenai tempo fa o sbaglio? E questo vecchietto non è un vecchietto qualunque. Il pugno del monte Shen. Ricordo di aver utilizzato anche io quella tecnica una volta. Chissà se in futuro mi tornerà nuovamente utile. Purtroppo la tecnica che riesco a utilizzare io non è di certo al suo livello, ma fa comunque scena. Capito, ci troviamo in un incubo, e quella è la locandiera, e sembra voglia vendicarsi per prima. Prima? Aspetta, ma quanto tempo è trascorso? Certo che nel corso di questa avventura ne affronto parecchie di belve strane. Cosa sarebbe questo? Un baule ricco di morte? Ah, di nuovo quel mal di testa. Un cavaliere in pericolo? Credo che io debba aiutarlo. C'è qualcuno rimasto che può sconfiggere questo mostro? Sono arrivato appena in tempo. Muori! No, non può essere! No, mi rifiuto! Non voglio testimoniare! Come ci sono finito qua? Se è un sogno, ti prego! Tutto, ma non questo! Dove...
Dove sono adesso? Tu! Ti ho visto nella foresta di Canterbury! Fai piano e vieni con noi! Finalmente sono riuscita a farmi entrare in conflitto! Ma tu hai fatto vincere la parte sbagliata! Non ci siamo già visti? Purtroppo è ora che tu sparisca da quest'epoca! Sei di nuovo qui! Squall! Ti ho mandato in esilio dall'altro lato del tempo! E stai comunque ostacolando il mio futuro! Il Salvatore si sbagliava! Avrei dovuto ucciderti prima! Devo stare attento! Quest'essere ha una forza incredibile, forse superiore alla mia! Ricordo tutto di lei. Lei è estremamente potente. Lei è la battaglia più difficile che io abbia mai affrontato in vita mia. Questo è il peccato più grave, secondo il Salvatore. Significherebbe abbandonare la propria umanità per un solo attimo di potere. Tuttavia, per la sopravvivenza della nostra specie, per la continuazione dell'umanità. Sarò felice di commettere il peccato supremo. Ti farò fuori. Far sul serio, devo concentrarmi al massimo per sconfiggerla. Le pietre blu mi proteggono.
tutto finito. Devo tornare indietro. Devo tornare nel mio mondo. Eppure ho come una strana sensazione dentro me. È come se non fossi mai tornato indietro. Questo è il mio mondo.